Ciao ragazzi, eccoci qui a fare l'unboxing e un primo hands-on del Sony Ericsson Xperia Mini Pro, prodotto uscito sul mercato proprio questi giorni al costo di 279 euro, ed è uno smartphone molto interessante in quanto ha una tastiera fisica full QWERTY estesa. Noi abbiamo scelto la versione bianca che a nostro avviso è quella più elegante, ma vediamo cosa c'è all'interno della confezione. All'interno di questo sacchetto abbiamo l'Xperia Mini Pro, marchio Green Earth perché ci ricorda come lo smartphone è costruito con materiali riciclabili, molto piccolino, molto leggero, mi pare lunghezza di 92 mm, 52-53 mm di larghezza e 18 spessore. Un pochino spesso però lo spessore rivela la tastiera fisica full QWERTY, con tasti tutti separati tra loro. Di primo impatto molto buona, diciamo, la fattura, la costruzione, ma soprattutto è molto buona la sensazione che trasmette nel toccarlo. Vediamo cosa c'è di altro nella confezione. Abbiamo le classiche cuffie della stessa tonalità dell'Xperia Mini Pro, quindi bianche, il classico cavo USB, cavo dati. Abbiamo una pellicola protettiva per proteggere lo schermo, insieme a un piccolo vano per pulire proprio lo schermo stesso. Carica batterie con ingresso USB e manualistica. La batteria è in pratica già stata inserita, perché questa comunque non è una prima accensione, ma un hands-on. Batteria da 1200 mAh, quindi capacità maggiore rispetto a quella presente sul predecessore X10 Mini Pro, che era di 900 mAh. Quindi accendiamo proprio lo smartphone, qualche attimo per premere appunto il pulsante. Molto veloce ad avviarsi. Innanzitutto ricordiamo anche che ha una fotocamera 5 megapixel con flash LED autofocus e capacità di registrare video a 720p. Quindi molto buono dal punto di vista multimediale. Nella parte superiore abbiamo il jack da 3,5 per inserire appunto le cuffie, la porta per l'ingresso micro USB e il pulsante accensione e spegnimento. Poi queste sono tutte cose che poi nella recensione completa vedremo in maniera più approfondita. Eccola qui, prende già, si è avviato, quindi come ho detto molto molto rapido. Sblocchiamo, la notifica ci ricorda come possiamo installare volendo l'antivirus, noi diciamo di no. E questo è l'Xperia Mini Pro. In pratica abbiamo un touchscreen molto molto reattivo. Ovviamente diamo un pochino di tempo al sistema di avviarsi, comunque come si può notare il touchscreen è veramente molto molto reattivo. Un pinch to zoom richiama tutti i widget. Se noi andiamo a cliccare sul widget, ci porterà anche nella pagina di quel widget. Abbiamo a bordo Android in versione, mi pare, 2.3.3, quindi Gingerbread. Sì, e in ottobre dovrebbe arrivare appunto l'aggiornamento del 2.3.4, che porterà diverse novità. Quindi, come si può osservare, abbiamo una velocità molto molto elevata anche nell'accedere alle applicazioni. Ad esempio, se noi vogliamo andare sull'applicazione musica, come si può osservare, veramente è fulmineo. Tasto centrale per tornare sulla home. Nei quattro angoli abbiamo, diciamo, la possibilità di inserire diverse applicazioni per più velocemente richiamarle, ma vediamo proprio come si comporta la tastiera fisica QWERTY. Quindi basterà, ad esempio, iniziare a scrivere e la ricerca universale farà, diciamo, il suo lavoro. Ad esempio, andiamo sul sito Android Geek. Come si può osservare, già praticamente ha cercato il sito web. La tastiera è veramente molto molto buona, si scrive molto veloce, ad alte prestazioni, serve un pochino di abitudine perché comunque è un po' piccolina, però comunque è molto molto comoda, devo dire.
Io penso che anche chi ha mani abbastanza grandi comunque si troverà bene, perché comunque i tasti sono tutti separati tra loro. Fulmini alla navigazione web. Lo schermo è un 480x320 pixel, come si può osservare è molto molto buono. Pinch to zoom, quindi multitouch supportato. Ovviamente supporta anche i contenuti in flash, in quanto è un processore capace di visualizzare contenuti in flash, di gestirli. Questa è la galleria, abbiamo un po' alcuni widget un po' in stile Honeycomb, quindi ad esempio dei widget scrollabili, molto molto simpatici. In ogni caso, nei prossimi giorni quindi metteremo la frusta Xperia Mini Pro e quindi ne faremo una recensione approfondita. Ovviamente, oltre alla video recensione, ci sarà anche la classica recensione scritta che a noi piace particolarmente fare, proprio per dare un po' a tutti la possibilità di avere maggiori informazioni possibili su questo prodotto. Con questo è tutto, quindi vi rimando a presto sul blog androidgeek.it per la recensione e la video recensione di Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Un saluto da Matteo.